Salve, benvenuti o bentornati, io sono Salvo e oggi parliamo di Black Viev ci ha mandato da testare questi due prodotti che sarebbero Airbus 10 Pro e anche questi dovrebbero essere delle lenti per PC. Non vorrei essere... Sì, sono delle lenti per PC. Ora andiamo a vedere anche se funzionano, perché io ora sto facendo l'introduzione e andiamo anche a vedere cosa c'è dentro in un unboxing, ma ovviamente prima li voglio testare io e vedere se sono veramente buoni. Io vi posso dire che Black Viev lo utilizzo da tanto ormai, ho anche l'Airbus, non mi ricordo, 9 o 8, ma ce le dovrei avere tutte e due, dovrei averle, e funzionano veramente bene, anche se purtroppo, ragazzi, non vi posso, io vi posso dire come sento io l'auricolare, come lo sento, ma è soggettiva la cosa, quindi spero che mi capiate. Se non dovrebbe essere buono, io ve lo dico, anche perché non sono pagato per questo video, a me non mi paga nessuno, mi hanno dato solamente il prodotto da testare e da vedere. Ok ragazzi, a questo punto vi chiedo di lasciare un like verso sopra, iscrivetevi qua sotto al mio canale Telegram Discussioni, e sono anche su Facebook e su Instagram, se vi volete anche scrivere lì, ho un secondo canale YouTube, se vi volete anche scrivere lo potete fare benissimo. E qua sotto ci sono delle donazioni, se volete fare delle donazioni al mio canale mi fa piacere, se non le volete fare niente, ci sono anche degli abbonamenti. Ragazzi, e ora sigla. Allora ragazzi, Black Viev Airbus 10 Pro Depth Bus Extra Lock Sport Airbustis. Poi questo formato qui di auricolare, che è quello che si mette dietro le orecchie. ENC Noise riduzione del rumore, 36 ore di ascolto, ottimo. IP68 ore prof, quindi è indicato anche per gli sportivi, anzi per gli sportivi. Dynamic e Powerful Acoustic dettagli, ma questo andiamo a vedere. La batteria è di 500 mAh a lunga durata, è confortabile, quindi è confortabile come alloggio, e questo è l'auricolare. Questi invece sono gli occhialini, che questi qui sono, non c'è scritto il modello, qua, modello BG602 Blue Light Black Glass, praticamente è per le colorazioni di blu che emettono i nostri monitor dai nostri PC. Qua c'è scritto. Allora va bene, qua c'è la colorazione bianco, ora andiamo a vedere, essere simpatico, qua ci dice professional protection, professional aspect design rilevamento and strain, rilevamento degli occhi, alta definizione e naturale. E la stessa cosa è scritta anche di qua. Comunque andiamo ad aprire prima il nostro coltellino da elettricista. Ok, la scatola è robustissima e andiamo ad aprire. Io ho questi auricolari della Black Viev, ripeto, li uso, anzi sono i miei preferiti, anche perché secondo me queste, oh, ma bellissime, questi prodotti della Black Viev risulteranno come, non so se vi ricordate, gli Xiaomi, che praticamente gli Xiaomi non li conosceva nessuno, poi ha fatto qualche cosa di particolare ed è diventato un grosso brand, e questo mi sa che diventerà la stessa cosa. Ok, custodia così, andiamo a staccare la pellicina. Qua c'è
tutta la descrizione della batteria che c'è all'interno, e questo è bellissimo, guardate, si accende subito perché quindi sarà carico. E questi sono gli auricolari, dove ci sono i due punti dove va a caricare, e quindi ce l'ha anche di qua, questo mi piace, questa cosa, sia questo che questo, quindi lui subito va in carica. C'è il leddino rosso dove, vediamo se ve lo posso fare accendere, ecco dove va in carica. E poi abbiamo anche una porta USB-C che fa veramente bene, questo qui, quindi avrà una carica. Allora, volevo vedere il pacchetto, quanto è la batteria. La batteria è di 550 mAh, 2,035 Wh, capacità 3,7 V. Si può caricare con un caricabatterie, un normalissimo caricabatterie da 5 V, 160 mAh, quindi quelli che abbiamo a casa vanno anche bene. E questo qui era qua dentro, e qua c'è uno scatolino con uno spinotto per ricaricare e un manualetto, che è quello che pesa più dei nostri auricolari, che poi ora andremo a leggere e vedere come funziona. E questi li andiamo a mettere subito in carica perché li voglio veramente testare anche al mare. Andiamo a vedere subito, facciamo così, questo mettiamo qua, andiamo a vedere invece gli occhialini, che sono quelli che a me interessano di più. Avevo intenzione di comprarli, però Black Wave me li ha spediti per testarli, e quindi li testiamo. Non so l'efficacia fino a quanto funzionano. Allora, per aprire è qua, quindi per questo anche ho voglia di provarli. Allora, scatola, dentro la scatola, che più che scatola dovrebbe essere il contenitore per gli occhiali. Vediamo, oh, ragazzi. Allora, intanto è tutto in Alcantara. C'è un pannetto per pulirli, manuale, e questo è il bigliettino di supporto, e la scatoletta del coso è ottimo. Andiamo ad aprire gli occhialini. Ehi, ma fantastici questi occhialini. Ok, questi sono gli occhialini, che praticamente hanno questi vetri gialli. Ora non so se questi vetri gialli possono funzionare. Sì, sono degli occhiali da sole, ragazzi. Vediamo. No, bellissimi, ragazzi. Ora ve li faccio vedere, me li indosso e ve li faccio vedere. Allora, lo stile è un bianco trasparente opacizzato. I vetri sono bellissimi e gialli, ragazzi, ma si vede fantastico anche da qua. Cambia proprio la visuale dell'immagine. Ok, ora io questi qua li andrò, no, ma è fantastico. Ora li andiamo a provare anche al mare, questi qua, perché possono essere utilizzati anche come occhiali da sole, e quindi la colorazione che manda il sole, il blu, quella radiazione che ci fa male agli occhi, questa dovrebbe mantenerla bene. E nel frattempo volevo anche indossare, vediamo come ci stanno i nostri auricolari. Praticamente dovrebbero andare questo di qua, vediamo dove uscire un attimo questo. Allora, gli auricolari vanno messi così e non entrano dentro l'orecchio e non danno nemmeno fastidio. Li metto anche l'altro, scusate un attimo. Ok, e con gli occhiali, ok, sembra uno sportivo. E questo non si muovono completamente, ragazzi, e non lo so, ottimo, mi piacciono questi auricolari.
mi piacciono. Ora dobbiamo andare a provare come funziona, vado a ricaricare le batterie e vai. Ok ragazzi, a questo punto vi lascio qua, voi passerà qualche istante, io ho il tempo di testarli e vedere come funzionano, anche perché li devo installare sul mio telefonino, è semplicissimo, tramite Bluetooth, e vabbè, casomai vediamo come funziona. Ok, a dopo. Ok ragazzi, dopo che abbiamo registrato ad agosto questo video, ora siamo a ottobre, praticamente siamo il 14 ottobre e io ho utilizzato questi anche per il mio PC, anzi mi sono collegato al mio PC con questi qua per editare i miei video, ma l'ho portato anche in giro collegato al mio smartphone e vi posso dire che non vi posso fare sentire, purtroppo ragazzi, come faccio a farvi sentire l'audio di questi? Dovete fidarvi di me. Si sentono veramente bene, vi posso garantire che si sentono veramente bene. Io già utilizzavo sia questi, che sono fantastici, sono veramente piccoli, così. Questi sono le due Airbus 2 e questi sono le Airbus 6, queste qui, così. Questi praticamente sono quelle che io utilizzo giornalmente, questi qua. Questo, proprio questo qui, questo modello, e niente, praticamente ragazzi, si indossano veramente bene questi qua, si mettono veramente bene così. Ho scoperto, siccome essendo che edito tanto, queste Airbus hanno un piccolo difetto, che sono leggere, sì, ma dopo 3-4 ore di utilizzo, ragazzi, perché le utilizzo con il mio PC, quindi per editare il mio video, ho editato anche quest'altro video, dà un po' fastidio, ma non tanto, possono stare, è come quando avete le cuffie messe e funzionano, dai, non c'è niente, l'unico difetto è quello. Vabbè, poi ci abbiamo, possiamo farlo funzionare con il touch, alle sue funzioni, possiamo andare avanti e indietro, mettere in pausa la musica, i bassi sono buoni, i medi pure, niente da dire. Per il prezzo che hanno, ragazzi, sono consigliatissimi da me. Abbiamo visto queste qua, c'era ora da vedere anche queste, andiamo a riposizionare al suo posto, da vedere anche questi qua. Questi qua sono gli occhialini, ragazzi, l'ho utilizzati per quando io edito anche i miei video, ragazzi, cambia totalmente la visuale di come si utilizza il nostro PC, ma anche se facciamo sessioni di gaming oppure qualche cosa, lavoriamo tanto al computer perché abbiamo il computer davanti tutta la giornata, anche perché ormai il computer è da tutte le parti, oppure per lo smartphone o quello che sia, gli occhiali, questi occhialini sono ottimi anche loro. Ok ragazzi, a questo punto io ringrazio a BlackViv che mi ha mandato questi qua, gli occhialini da provare, mi ha salvato la vista, ragazzi, e che dirvi, ringrazio anche a voi che siete qua a vedere questo video, se siete stati qua a vedere questo video, se sono stato utile lasciate un like verso sopra, iscrivetevi qua sotto al mio canale Telegram. C'ho anche un altro canale YouTube, Come si fa due, se vi volete registrare magari mi fate un favore, anche perché appena che incominceranno a crescere metterò altri video. Ragazzi, qua sotto ci sono degli abbonamenti, se voi li volete fare, gli abbonamenti li potete fare tranquillamente, fate un piacere a me e al mio canale, così posso portare altri contenuti su questo canale. Oppure se non volete fare l'abbonamento c'è il grazie, io già vi ringrazio, che sono delle donazioni, portate sempre avanti il mio canale. Ok ragazzi, a questo punto a un prossimo video, ciao, grazie.